Vediamo adesso un particolare edificio che è il Thesauros. I Thesauroi, alla lettera tesori, sono piccoli ed eleganti tempietti senza peristasi, indifferentemente di ordine dorico o ionico, che vennero costruiti a partire dalla metà del VI secolo a.C. nei santuari panellenici come depositi per le offerte delle poleis greche. Vediamo ora la decorazione scultorea del famoso tesoro degli abitanti di Sifno, che è un'isola delle Cicladi, eretta a Delfi, ma quasi del tutto scomparso. Il tempietto era di ordine ionico, ma invece delle colonne vi erano due cariatidi, cioè eleganti figure femminili stanti, vestite di tunica e mantello, che sostenevano con la testa la trabeazione della facciata ed erano stilisticamente affini alle corae coeve. Quello che vediamo ora era il frontone orientale, il solo conservato, che raffigurava un mito locale, e cioè la contesa per il tripode delfico tra Apollo ed Eracle. Il tripode era il simbolo dell'oracolo delfico. Apollo ed Eracle, entrambi figli di Zeus, ad un certo punto se lo contesero, forse perché Eracle voleva a sua volta, impossessandone, fondare altrove un proprio oracolo, o forse perché Eracle, entrato nel santuario per consultare l'oracolo, in condizione di impietà per un omicidio da poco compiuto, venne cacciato e inseguito da Apollo. Alla fine fu Apollo a vincere la contesa con l'aiuto di Zeus, che però impose ad Apollo di far consultare l'oracolo ad Eracle. La composizione è centrata sul gruppo della contesa, con Apollo ed Eracle e Zeus legati dal tripode che tutti afferrano saldamente. A destra c'era il carro con il quale Eracle avrebbe voluto fuggire con l'area furtiva, ma restano solo due cavalli e l'auriga. A sinistra c'è la dea Artemide che incita suo fratello Apollo alla lotta. Da entrambe le parti ci sono due coppie di fanciulle, di difficile interpretazione, che danno le spalle alla scena principale. Dalla parte di Artemide ci sono anche altri due cavalli, che implicano la presenza di un altro carro, che non si sa a chi apparteneva. La composizione non ha una vera unione, le figure sono statiche e le volumetrie pesanti. Sicuramente si tratta di uno scultore diverso da quello che si è occupato del fregio. Questo è il primo fregio a narrazione continua a comparire in un edificio ionico. Lo scultore che lo esegue, a differenza del primo, rappresenta quattro episodi mitici con uno stile animato e vibrante. Questo che vediamo è il lato nord, dove è raffigurata la gigantomachia, cioè la lotta per il dominio del mondo tra gli dei dell'Olimpo e i giganti figli della terra. I giganti avevano un aspetto temibile, bellicoso. Secondo Esiodo, erano vestiti di lucenti corazze di bronzo e portavano lunghe lance. Altre tradizioni ne portarono la rappresentazione in dimensioni gigantesche e anche avvolti in pelli di animali, in atto di scagliare sassi e tronchi d'albero. Furono loro ad assalire gli dei, appoggiati dalla terra, e fu una lotta grandiosa e primordiale, nella quale i poeti antichi vedevano lo scontro fra due principi opposti, cioè quello celeste da un lato e quello legato alla terra ed ad una religiosità più antica dall'altro. I giganti furono sconfitti dagli dei uno ad uno, grazie soprattutto all'intervento di Eracle, e così si affermò un nuovo ordine divino. In questo fregio la gigantomachia ha un tono di altissima drammaticità. Il combattimento scorre furioso da sinistra a destra. Qui abbiamo anche un leone della dea Rea che sbrana un gigante dallo sguardo attonito, e qui un cadavere sdraiato in terra. I corpi si intrecciano in pose contorte e alcuni panneggi sono mossi dal vento. E sono i primi panneggi mossi che la scultura ci ha tramandato. Altro argomento del fregio sul lato orientale è il concilio degli dei sulla guerra di Troia. È ben visibile la concitazione della disputa, il contrapporsi delle opinioni fra gli dei favorevoli ai troiani e quelli favorevoli agli achei. Notevole il gruppo con Afrodite, Artemide e Apollo, dove quest'ultimo si gira di scatto verso la sorella. Lo scultore del fregio ha insomma familiarità con il modo di dipingere dell'epoca, con gli scorci e le figure viste di tre quarti, di cui ci rimane testimonianza nell'opera dei ceramisti a figure rosse, che vedremo prossimamente. Gli altri due argomenti del fregio sono il giudizio di Paride, episodio mitico di cui abbiamo parlato la scorsa volta a proposito dell'Olpe Chigi, e una scena incerta, forse il ratto delle figlie di Leucippo da parte dei Dioscuri.